Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come è composto uno split in tutti i suoi dettagli. Di split ce ne sono veramente tanti, di tante marche, ma fondamentalmente funzionano tutte nella stessa maniera. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio come è composto. Allora, in questo caso è un Hitachi, ma le cose valgono, come ho già detto, per qualsiasi altro split. Le piastre di aggancio sono queste, ve la faccio vedere in dettaglio. Hanno un bordo dove si appoggia lo split e poi qua sotto si agganciano con dei dentini che vi faccio vedere poi. La piastra chiaramente va messa in bolla in modo che quando lo split poi è posizionato sia perfettamente in linea e in bolla per far defluire l'acqua, la condensa nel modo corretto. Lo split è composto da una scocca in plastica e abbiamo una copertura adesso frontale estetica, una volta invece era grigliata in modo da aspirare. L'aspirazione adesso quasi tutti gli split avviene dalla parte sopra, cioè l'aria la prendono dall'alto e la spingono verso dal basso. Sempre per la plastica possiamo avere uno o più deflettori. Questo è importantissimo perché, come vedete, il modello Hitachi presenta una parte curva in modo che l'aria che esce dalla ventola tangenziale viene fuori e viene spinta verso l'alto. Ci sono altri modelli che ne hanno due o tre e magari si aprono in diverso modo. Diciamo che questa è una parte importante, che è questa qua. Se la ventola tangenziale, come potete vedere, le ventole sono bilanciate da questi pesi, in modo che così la ventola non faccia rumore. Se si spacca uno di questi dentini qua, la ventola comincia a essere rumorosa perché gira nel modo sbagliato. Invece, anche facendola girare così, sentite solo il colpo che do io. E basta. Poi abbiamo dei deflettori che sono questi, delle linee di plastica che possono essere motorizzati o manuali a seconda del modello che andate a comprare. Abbiamo poi la parte infrarossa dove viene letto la temperatura e poi abbiamo una parte invece dove ci sono i collegamenti elettrici. E ogni condizionatore ha il suo. Tra l'altro, un Hitachi di una certa data non è magari uguale a quello dell'anno dopo o di 2 o 3 anni dopo. Cambiano spesso il modo di operare. Qui abbiamo una sonda di temperatura che legge l'aria in entrata in modo da capire quando deve fermarsi il nostro condizionatore sulle impostazioni che abbiamo dato sul telecomando. Andiamo a chiuderlo, andiamo a vedere dietro. Ecco, questa è la parte dietro del mio condizionatore. Abbiamo i tubi che portano il gas, dove vengono collegati sui tubi che vanno alla macchina, all'unità esterna. Vengono poi coinventati, perché quelli che arrivano sono già coinventati, quindi si fa il serraggio con apposita chiave dinamometrica. Se non sapete cos'è una chiave dinamometrica, l'ho spiegato in un video. Serve proprio per non sbagliare a fare i collegamenti, a non serrarli né troppo né poco, ma nel modo giusto. E poi abbiamo il tubo della condensa. Il tubo della condensa che può uscire o da sinistra o da destra. Questo si toglie e si può invertire la nostra il nostro tubo di scarico. Importante che sia ben chiuso, se no esce l'acqua. Poi abbiamo una vaschetta di raccolta acqua che è all'interno. Andando meglio nel dettaglio, abbiamo che il liquido entra dentro in questi tubi che li vediamo grossi e con queste lamelle si espande il freddo. Quando noi andiamo ad accendere la nostra ventola tangenziale,
praticamente aspiriamo l'aria dall'alto, da qua, dalle feritoie che ha il nostro condizionatore, il nostro split, e l'aria che passa calda cede calore alle nostre lamelle, che automaticamente l'aria si raffredda e si deumidifica. L'evaporazione del refrigerante nel processo assorbe il caldo dell'aria e trasforma il refrigerante liquido che passa qua dentro in gas, nuovamente in gas, e quindi poi torna al nostro motore esterno. Ecco, qua abbiamo, ho tolto l'unità, ho tolto lo chassis, ho tolto la mia scheda evaporante. Questa è la mia vaschetta, che come vedete c'è il tubo di scarico nell'angolo lì, USG, questa è tutta la vaschetta, e ho un altro buco qua sotto che serve appunto per fare il mio scarico della condensa. Praticamente la condensa che si va a formare su tutte queste lamelle, attenzione che queste lamelle tagliano tantissimo perché sono molto affilate, quindi non toccarle con le dita. L'acqua si deposita in questa vaschetta e poi defluisce verso questo punto. Ecco lì il nostro tubo che è l'uscita. Stessa cosa se vado a vederla di qua. Perfetto, adesso sai come è fatto uno split. Nei prossimi video vedrai come si possono pulire, come si puliscono i filtri, come si pulisce con la schiuma, oppure anche con dei normali prodotti in casa. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo. Grazie, ciao!